Applausi, applausi e ancora applausi per i campioni italiani della musica polifonica. Ad Arezzo si è conclusa la 36esima edizione del concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo, che ha visto gareggiare formazioni corali provenienti da tutta Italia. Sono infatti arrivati da Treviso, Trento, Napoli, Gorizia, Arezzo, Roma, Brescia, Foiano della Chiana, Pescara gli oltre 335 cantanti che si sono sfidati a colpi di note per contendersi la vittoria e l'ammissione diretta al concorso polifonico internazionale 2020. 4 le categorie: cori misti, cori pari, voci bianche e ensemble vocali. In gara tra le quali la giuria, composta dai maestri David Bandeli, Deborah Bria, Peter Broadbent, Luigi Leo, Walter Mazzilli, ha decretato i vincitori. Per la categoria cori misti si è aggiudicato il primo posto il coro Effetti Sonori di Foiano, diretto da Elisa Pasquini. Nella categoria voci pari ha vinto il coro With Us di Roma, diretto da Camilla Di Lorenzo. Non assegnato il primo premio della categoria gruppi vocali, mentre il coro di voci bianche Audite Nova di Staranzano, con direttore Gianna Visintin, ha vinto la categoria voci bianche. Assegnato anche il premio speciale Finiarco per i migliori programmi presentati, che è andato alla Cantoria Sine Nomine di Castelnuovo, con direttore Carlo Andriollo. Da 3 giorni si è aperta l'insegna della formazione con le masterclasses delle scuole per direttori di coro di Arezzo, tenute dai maestri Peter Broadbent e Walter Mazzilli, culminate in uno strepitoso concerto finale nella chiesa di San Michele. Il concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo è una delle più importanti manifestazioni corali italiane, che si affianca al celebre concorso internazionale che si tiene in agosto da ormai 66 anni e che ha fatto di Arezzo la vera capitale mondiale della coralità.